Allora, è un po' come stare sulla Tour Eiffel. Sì. In una giornata come questa sei stato anche un simbolo di serenità, capacità di analisi molto molto bella. Come si diventa campione, come si vince, come si arriva. Ecco, a mente fredda, Parigi cos'è stata per te? Grazie. Rispetto ad altre esperienze, diciamo, in vasca, rispetto ad altre Paralimpiadi, rispetto ad altri mondiali, cosa c'è stato di diverso a Parigi? Grazie, io l'ho vissuta molto più, per me è stata Parigi molto più a misura d'uomo, almeno per quanto mi riguarda, nel senso che Tokyo era la mia prima Paralimpiade e arrivavo con il dover vincere, avevo vinto 2 mondiali, avevo il record del mondo, almeno nei 100 stile libero. Dei 400 stile libero ero stato imbattuto e quindi sentivo proprio la necessità di vincere. E le mie gare non arrivavano più perché erano alla fine del programma, come qui del resto a Parigi. E mentre a Parigi è stato più un voler vincere, un desiderio di farlo, voler inseguire di nuovo un sogno, voler bissare il successo di Tokyo, cercare di farlo con un record del mondo che non è arrivato per poco, però è arrivato, vabbè, il record paralimpico, l'oro. Costruire tutto un percorso diverso, con una consapevolezza diversa, e per questo dico più a misura d'uomo per quanto mi riguarda, perché mi sono sentito un po' meno piccolo di quello che mi sono sentito a Tokyo, quando entri in questo stadio e sai di essere ad un'Olimpiade. Senti, è una nazionale di superstar, perché da Barlam a Raimondo, insomma, alle ragazze, ecco. Tu come ti collochi? Cioè, qual è il ruolo? Cioè, qual è... diciamo l'atteggiamento, la condizione, anche la forza, diciamo, agonistica di Antonio? Quello di pensare che c'è sempre un'opportunità, c'è sempre qualcosa da poter cogliere. Io mi sono sempre confrontato più che con le medaglie, con i tempi. Lo facciamo tutti i giorni in allenamento ed è quello che ho cercato, cerco di pensare ad ogni gara. Quindi certo, vai ad un'Olimpiade con l'obiettivo di tornare a casa con un oro o più di un oro, però in realtà l'obiettivo vero è con te stesso e con il tempo. Quindi il mio obiettivo era il doppio record del mondo, non è arrivato per poco. Però sono sicuro che questo modo di pensare possa essere mio, ma di tutti noi. Quindi Antonio si colloca come quel ragazzo che è iniziato nel 2017 sorprendendo un po' tutti, perché negli ultimi 50 metri di un 400 stile ad un mondiale a 16 anni era riuscito a rimontare più di 5 secondi, se non sbaglio, ed è quel ragazzo che è cresciuto e si colloca al centro come tutti noi di questo gruppo, perché questo gruppo è fatto di tutti noi ed è la forza di questo gruppo. Quindi, nella diversità, forse, no? Sì, il fatto di ognuno ha la sua unicità, la sua caratteristica, forse il mio modo, il come vivo le gare è diverso da tanti altri miei amici, perché poi sono diventati amici. Nel senso di più quando hai fatto il segnale della testa. Io ho sempre avuto un rapporto più umano che sportivo con le gare. C'è sempre stata un retro della medaglia a cui perché volevo dedicarla a qualcuno, perché volevo che fosse la ciliegina sulla torta di un anno più complicato di altri. Lo è stato l'anno scorso con il record del mondo dopo un intervento che era impegnativo. Lo è stato quest'anno perché era la prima Olimpiade dopo questo intervento, lo è stato Tokyo perché era la prima Paralimpiade, e soprattutto perché arrivo ogni volta davanti a quel blocco come quel bambino che non voleva entrare in acqua. Quindi il fatto che se all'inizio non siamo capaci di fare una cosa o non ci piace, non è detto che non faccia per noi. Infatti sei anche un po' simbolo di resilienza in questo senso, cioè sei un messaggero, no? Di chi magari non parte sicuro per vincere, di chi, come dicevi prima, all'inizio non volevi neanche tuffarti, non ti piaceva proprio l'acqua, e invece adesso l'acqua ti ha portato la gloria. Sì, nulla, tutto si può nella vita se si vuole, anche le cose in cui ci sentiamo meno capaci, in cui ci sentiamo meno adatti, sono giuste per noi se sappiamo trovare il giusto spirito e il giusto tassello per renderle nostre. Quindi
un'ultima curiosità, spenti i riflettori, fantindi tutti i giorni, è diverso da quello che si racconta poi pubblicamente? È ugualissimo, altrimenti non sarebbe Antonio. Io ho sempre pensato che il nuoto sia perché lo è ancora una parentesi, una bella parentesi della mia vita, ma c'è tutto il resto attorno, non dico dietro ma attorno, perché io do la stessa importanza al nuoto come a tutto ciò che cerco di fare, centellinando le risorse, le energie, ma cercando di valorizzare tutto, perché sono convinto che spesso si dice fai una cosa e falla bene, ma in realtà più cose fai meglio le fai, perché sai di poter contare su meno tempo, sai di poter essere in grado di lavorare su più fronti, di essere più vario, più ricco di cose, perché conosci più persone, hai la possibilità di imparare conoscenze nuove, inserirle dentro quello zaino assieme alle medaglie, certo, ma quelle stanno sopra le medaglie, i rapporti umani stanno sopra le medaglie, quindi Antonio della vita di tutti i giorni è quello che si racconta sempre, perché altrimenti non sarebbe Antonio, perché Antonio come prima cosa ha sempre posto l'autenticità, la veridicità in tutto, ed è il motivo per il quale poi ogni giorno entro in acqua e l'ho fatto a Parigi anche. Grazie.